partire, sarei dovuto partire domani mattina. Partire non si può. La mia Gold Shoes è particolare perché è la prima scalca al mondo che prevede che l'oro sia parte integrante della calzatura. L'oro non è solo applicato, non è né trasferito a caldo, non è una foglia, non è un colorante, bensì è un lingotto di 230 grammi trasformato in lamine e cucito con la struttura stessa della calzatura. Senza queste lamine la calzatura non esisterebbe. La mia calzatura viene realizzata in maniera artigianale come tradizione comanda, che viene passata da generazione a generazione. Viene la prima fase è la creazione della griglia in oro. Questa griglia si ottiene trasformando un lingotto di 230 grammi in lamine con un determinato spessore, intrecciato, e in 18 ore viene creata la prima parte. Contemporaneamente viene creata la seconda parte della calzatura, quindi il taglio del pellame, l'unione del pellame, la cucitura del pellame. Terza e ultima fase, la più complessa, l'unione e la cucitura dell'oro con la calzatura. I nostri clienti sono tutti clienti di altissimo profilo, di massima riservatezza e provenienti principalmente dal mercato del Middle East, nella fattispecie del mercato degli Emirati, non solo, Arabia Saudita, Qatar, Oman. La nostra azienda, che attualmente è in forte espansione, sta ricevendo tutta una serie di richieste anche dal mercato asiatico, nella fattispecie da Shanghai, il mercato russo e il mercato statunitense. Queste scarpe realizzate in oro 24 carati, io penso che siano un grande esempio di manifattura e di artigianalità. Quindi credo che sia un ulteriore esempio di come il Made in Italy riesca e sia sempre riuscito ad essere aspirazionale per coloro che vogliono dei prodotti di lusso. Mettere insieme dell'oro con la pelle, il cuoio, eccetera, richiede un'abilità e un'esperienza che è proprio tipica del nostro savoir-faire. A Dubai il 30 di aprile presenteremo appunto la calzatura Donno in oro 24 carati, che ha la particolarità di aver l'oro cucito all'interno della calzatura. Non solo, avremo anche lì la presentazione di alcune ulteriori calzature di d'élite con materiali pregiati, che possono essere diamanti, perle e platino. La presentazione delle scarpe in oro a Dubai avverrà nell'ambito di quello che è il Leather World nel World Trade Center di Dubai, il Leather World del Middle East, dove già in precedenza era stata presentata quella da uomo che aveva ha riscosso un notevole successo.